Io ho deciso di aprire da solo, altrimenti lo so, quello là inizia a dire anche ieri un grande successo. Io volo più basso. Volare bassi per schivare i sassi. Le mie lacrime sono... Scusate. Fatto bene Gianluca a fermarmi. Errore mio. Adoravo guardare un cartone di nome Mila e Shiro, dove c'erano delle campionesse di pallavolo e mio papà mi ha detto provaci, così ho cominciato. Ho appena festeggiato 1 milione di follower. È una persona importante da ringraziare, forse la più importante di tutte. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi amore, ho bisogno di te. Non ti voglio più. Tornerò solo in piedi da te. Non posso mettermi in ginocchio, sennò arrivo laggiù. È tutto un altro film. Si è parlato della tua infanzia, si è parlato della tua vita, si è parlato anche di razzismo. Insomma, tutti si sono lanciati a dire la loro. Col tempo ho capito che questa mia diversità è la mia unicità e che alla domanda perché io sono io c'è già la risposta, perché io sono io. Lasciami dove ti pare, tra le cose belle o da dimenticare, mettimi in soffitto oppure in fondo al mare. Perché noi baciamo da qua e voi baciate di là. Ho capito, e quindi però... in questo... E questo è proprio il festival, secondo me, del telefonino, il festival del selfie. Vai 3, 2, 1, vai! Io già gli ho visto uno che si è fatto la foto con uno che si era fatto la foto con Mengoni. C'è una... E allora, sono con noi per commentare la terza serata del Festival di Sanremo Serena Utieri. Buongiorno. Pino Strabioli. Buongiorno. Gigi Marzullo e benvenuta Valeria Oppenheimer. Buongiorno. Valeria, scusa, ti posso chiedere una cosa al volo? Come sono vestito? Sei un mix tra Amadeus e Morandi, cioè i colori da una parte. Io metterei anche Fiorello. Metterei anche Fiorello. Anche mix tra loro tre. Sì, anche Fiorello di notte. Sì. Però se lo metti lì al centro dell'immagine. Metto qui al centro, sono proprio un mix perfetto. Sei pronto. Le flessioni. Anche oggi? No, dico, non le fate. No, non lo fate. Però c'ha la scopa. Gigi, per te posso fare tutto. Anche le possiamo farle dopo. Serena, allora, com'è andata la terza? Com'è stata? Come ti è sembrata? Ma Sanremo piace, devo dire, da sempre e per sempre, e il Sanremo di Amadeus convince ancora una volta. Anche ieri sera secondo me avrà fatto grandissimi numeri, ma incrociamo le dita perché siamo scaramantici. E la sua vittoria è mettere insieme appunto Morandi e San Giovanni. Cioè quello è stato proprio, è quello il festival di Amadeus. Che bello San Giovanni. In questi 4 anni è riuscito a fare questo. E come hanno anche scritto l'educazione di Gianluca Grignani, ne vogliamo commentare? Sì, devo dire. Comunque ha avuto un momento che non riusciva a sentire, ha chiesto scusa, si è fermato. Devo dire che poi, cioè, è anche giusto, i cantanti vanno un po' nel panico quando non sentono, quando non hanno la possibilità di ascoltare la loro intonazione bene, insomma, è difficile. Però lui ha avuto il modo giusto, perfetto, giusto, e educato, poi molto carino, educato nel dire oggi, sì, no, però alla c'è mia una età. Notizia, ragazzi. Qual è la notizia? Perché il popolo vince sempre, la volontà popolare. Ah, tu dici la classifica, ha stravolto la classifica. Ma tu come hai fatto a saperlo però la stamattina? Popolare perché alle 9:30 siamo in un regime democratico e quindi il popolo ha fatto in modo che la classifica. Ma vivete insieme tu e Serena? Si scrivono. E tuo marito meraviglioso non ancora. Lui c'è sempre. I mariti vanno. Come faccio a sapere che tu dormivi alle 9:30? Pino, il fatto che tu sei anche incisivo. Sono incisivo. Cosa ti è piaciuto di più e cosa meno del Festival di Sanremo? Ma quanto sei la cattivo? La verità. No, figurati, io cattivo proprio. Una belva Pino, sono. Allora, la verità, No, avete citato Morandi, San Giovanni, quella è la cosa che mi è piaciuta di più. Quindi l'incontro fra le generazioni, il fatto che si annulla il tempo. Ma quanto che... è stato bello San Giovanni quando ieri poi ha detto facciamo un applauso a un mito come Gianni Morandi. Ma infatti, questo ragazzo carino con questa faccia, vabbè, i Maneskin sono stati un momento assoluto di grande, grande, grande festa per il festival, perché sti ragazzi li abbiamo lanciati nel mondo e questo lo sappiamo. Cosa mi è piaciuto di meno? Beh,
banalmente blanco in quella, in quella poi in posso dire un'altra cosa bella, secondo me i giovani vestiti così eleganti da San Giovanni a Tananai anche era proprio molto è bello, perché quello è un palco importante, una serata, sono delle serate importanti, Rosa è Chemical, giusto, non per forza bisogna mettersi nudi, c'è anche un grave ritorno dello stile sartoriale in generale, ci sono state troppe polemiche, Massimiliano. Troppe polemiche. È un momento aggregante per tutti. Beh, dobbiamo dire che c'è stato anche infatti Fiorello che ha cercato anche di ha detto basta, non ne parliamo anche più, ognuno deve fare, deve prendersi un momento di riflessione. Allora dire una cosa, perché noi abbiamo visto il Festival Sanremo, poi abbiamo fatto l'alba guardando Fiorello e ce ne parla la nostra Antonia. Buongiorno. Buongiorno carissimo Massimiliano, tutti voi che ci seguite da casa, che stanotte non solo avete seguito il Festival di Sanremo, ma anche il nostro Fiorello, che boom di ascolti Sanremo, ma anche Fiorello, e sentiamo dalle sue parole come se la cava in queste nottate in cui aspetta di fare la sua diretta, che vi ricordiamo è su Rai 1 e poi la mattina alla solita ora su Rai 2. Sentiamo un po' e vediamo anche qualche strepitosa gag di Fiorello. Sanremo. Ho capito. Sanremo. Sanremo. Stiamo guardando Sanremo, Batman, sì, però stai zitto un attimo perché... Cominciamo, ci abbiamo un sacco di notizie, tra l'altro la prima notizia riguarda il tuo suocero, diciamo così, c'è il tuo suocero. Robby. Quanti suoceri hai? No, non mi sono sposata così tante volte. Sì, però c'hai dei suoceri. Sì, sempre suoceri. Del suocerismo c'è. Adesso sei singolo, no? Non hai, sei dissuocerata, ti sei dissuocerata. Allora, la Marcuzzi è single, ragazzi, attenzione. C'è viva Rai 2 e viva Sanremo, emo, mi sa che questa notte dormiremo meno, perché guardiamo Fiore se dopo Sanremo, c'è viva Rai 2. Eccoci qua, questo lo sapete fare, questo lo sapete fare. A quest'ora alle 2.20 si può fare questo e ci si può anche fermare, perché ogni tanto mi vengono delle botte di assenza, cioè proprio all'improvviso. Sì, all'improvviso, cioè delle botte che proprio sento così e dico dove sono, che faccio, che è, dov'è, adesso. Poi vedo voi e dico forse è un programma televisivo. Forse è un programma televisivo, ma Gigi è... vediamolo, no? Tu l'hai visto, vero? Ma l'hai visto più stamattina o ieri sera? Io lo vedo più di notte. Quindi hai visto, visto proprio la diretta? Hai visto la diretta? Questi giorni me lo vedo più di mattina. Perché? A proposito, diciamo a Fiorello quindi... questa notte non allungasse troppo, perché dopo c'è il cinematografo, ecco. E quindi che la notte continua non si allargasse troppo. Però una cosa che vediamo anche Fiorello, non lo abbandona Amadeus, come abbiamo visto anche in diretta ieri, è una coppia, oramai dobbiamo dire che è un legame forte. È meraviglioso quando dà questo sfarzo dal luccichio della meravigliosa scena dei Castelli, no? E si collegano con Fiorello da Via Asiago col cappuccio, solo, disperato. Ecco, ma tutti si chiedono, secondo voi potrà accadere qualcosa domani sera? Arriverà Fiorello a Sanremo? Che dite? Secondo me sì. Potrebbe? Potrebbe. Serena? Potrebbe. Che dici, secondo Gigi? Me no. Resta lì in via Asiago. Io non credo. Poi tutto può succedere. Allora, che ci sono delle coppie che quando sono in lontananza... Funzionano di più. Funzionano come meglio. Come me Gigi. Quindi... Anche io e Gigi Margiulo funzioniamo a distanza. Un pianoforte che vi ha diviso in questo momento. Ma...